cioè alcune famiglie, grosse famiglie di proprietari terrieri, Vailati, gli Scrammezzi, i Maratti, acquistano questa, uno di questi lavoratori, continuano a fare ferri di cavallo, ma cercano di allargare la loro attività. E qui trovano un primo personaggio all'interno di queste famiglie, che è l'ingegner Mario Marazzi, il quale ha una formazione ingegneristica avventurosa, ecco, rispetto ai nostri curriculum di studi. Direi che la Ferriera in questi anni, cioè soprattutto tra gli anni, negli anni 50, riesce però a utilizzare tre risorse, sostanzialmente direi una risorsa umana molto importante dovuta a questa presenza di una manodopera specializzata e integrata ecco, in qualche modo nella figura di un nuovo ingegnere, cioè di Ottaviano Marazzi, figlio di Mario. Minatore ancora con le tenaglie. Si prendeva il laminato quando usciva dal forno e di corsa si doveva stendere e lì era veramente un mattatoio perché gli infortuni erano a ripetizione, infortuni gravi, gente che ha avuto trapassato il ventre dalle verghe di ferro arroventate che uscivano dal forno e loro di corsa dovevano prenderla di corsa e distenderla di modo che non si attorcigliasse. E il ferro era una cosa veramente bestiale.